non sappiamo bene a quando risalga la prima struttura della chiesa. La data che è scritta lì è 1524 ed è fondamentalmente l'ampliazione, forse anche un po' più importante, che è stata fatta della chiesa. Il pavimento è un pavimento importante dal punto di vista architettonico perché è completamente pietra di Castellavazzo. Molto particolari sono sicuramente le colonne che sostengono l'accesso al presbiterio. Sono colonne anche queste completamente in pietra, è pietra grigia di Castellavazzo, diversamente dalla pietra rossa di alcune laste del pavimento. Sono pezzi unici intesi in due dimensioni, unici perché irripetibili chiaramente, ma unici anche perché fatti di un'unica venatura di roccia. L'acqua santiera è cavata da un unico blocco di pietra, è stata lavorata da uno scalpellino locale, è molto decorata, ha dei visi angelici. La data la vediamo scritta qui, 1876. L'olio su tela che abbiamo qui alle nostre spalle rappresenta la Madonna del Rosario. La Madonna del Rosario qui è molto venerata, è venerata a Castellavazzo, a Olantreghe, Podenzoi, e la venerazione è sempre stata anche espressa dalla processione che si fa la prima domenica del mese di ottobre. Questo olio su tela è probabilmente del 1638, probabilmente perché non si ha una datazione precisissima, però nelle visite pastorali che i vescovi facevano costantemente nel cercare di monitorare quello che era la crescita anche artistica, ma anche della popolazione, la crescita religiosa all'interno delle parrocchie, noi troviamo come in una visita pastorale del 1600 già fosse nominata questo olio su tela. In una lettera autografa datata il 25 ottobre 1887 alla Curia Vescovile di Belluno, l'arciprete Don Matteo Rizzardini chiede al vescovo la facoltà di esporre nella chiesa parrocchiale quattro dipinti in tela rappresentanti i quattro evangelisti e la possibilità di benedirli solennemente. Questa di fatto è l'unica testimonianza scritta che possediamo relativa all'esposizione per la venerazione al culto di queste immagini dei quattro evangelisti. Possiamo comunque immaginare che le tele, firmate dall'autore Giuliano Zasso, che nacque nel 1833 e morì nel 1889, fossero da poco state realizzate dall'artista che vanta i natali a Castellavazzo. La pala dell'altar maggiore non è firmata dall'autore, ma è facilmente riconducibile alla mano pittorica di Egidio Dall'Oglio, che nacque nel 1705 e morì nel 1784. È stata probabilmente prodotta nel 1750 e rappresenta il martirio dei Santi Quirico e Giulitta, che sono patroni di questa comunità e di questa chiesa. Molto pregiato in questa chiesa è anche l'organo, è un organo callido e attualmente è stato restaurato da pochi anni, viene suonato spesso durante le domeniche e nelle ricorrenze più importanti.